Vodafone Italia, 7.000 persone, di queste oltre il 50% oggi sono donne. Abbiamo costruito, credo, una bellissima azienda che ha fatto della diversità e dell'inclusione un codice genetico. E4She è esattamente un cambio di sguardo, di paradigma e di impegno. Vuol dire, per la prima volta, dare agli uomini la possibilità di difendere le donne. Che verrà percepito come un problema femminile, non ne verremo mai fuori. Sono gli uomini che combattono per le donne. Bisogna parlare di condivisione. Condividere responsabilità ma anche diritti. Gli uomini dovrebbero vedere il mondo con degli occhi femminili. Per aiutare sia le donne che gli uomini a tirar fuori quei bias, quindi quei pregiudizi che ci fanno sembrare normali delle cose che in realtà normali non sono. Chiediamo pari opportunità almeno nelle condizioni di partenza, di non partire con lo zainetto di pregiudizi sulle spalle. Grazie a Vodafone per essere riuscita a far passare il messaggio vero e proprio di E4She. What Emma Watson said at the United Nations headquarters. This is what E4She is about. It's about freedom. È molto importante che un'azienda come Vodafone abbia riunito anche altre aziende per parlare di questo argomento. Mi ha lasciato una grande voglia di essere magari un giorno su quel palco a dire la mia storia e a dire che le cose vanno parecchio meglio. Dopo questo evento devo dire che mi è venuta voglia di andare a lavorare in Vodafone. Quando giocheremo ad armi pari sarà molto più divertente. Le donne rappresentano sicuramente la più grande opportunità mancata che il mondo ha per lo sviluppo dell'economia nei prossimi 25-30 anni. Io ho una figlia di 12 anni, la mia speranza è che fra 18 anni, quando lei ne avrà 30, guarderà e dirà E4She, She4T. Ma no, ma è We4We, è un bizzarro tema del passato questo della gender diversity.